La strada anche per le montagne, per le attività commerciali, professionali, artigianali e turistiche fa la differenza sostanziale. L'esempio della provinciale 345 del Passo Croce Domini, aperta nei tempi giusti e con tutte le garanzie di transito, è lampante. Il bel tempo ci ha messo del suo, senza però dimenticare che luglio è stato molto piovoso. E dunque la stagione 15 giugno-15 settembre, considerata appunto alta stagione, si può concludere con un segno molto positivo secondo i due operatori del rifugio Tassara in Bazena e del rifugio Croce Domini al passo omonimo. Devo ammettere che nel frangente di questi 100 giorni abbiamo lavorato bene. La stagione sommariamente è stata buona, anzi direi buonissima. È arrivata alla sua conclusione e è andata anche bene. Noi avevamo speranze che andasse bene come tempo e come afflusso, nonostante i problemi che crea il Covid, comunque per gli stranieri che pensavamo che l'anno scorso non ce ne fossero, invece quest'anno sono arrivati tardi perché come questi giorni ce ne sono parecchi, anche ho parlato con dei colleghi sul lago di Garda e sul lago di Ido che hanno ancora i campeggi pieni e anche noi riscontriamo questo fatto che c'è un sacco di gente che sta passando da noi, soprattutto stranieri e anche italiani, però gli stranieri stanno facendo un afflusso maggiore del quello che pensavamo. Ecco. Molti tedeschi, ma tantissimi anche olandesi, anche altri finlandesi, anche degli americani. Il tempo tiene, anche perché ottobre è un mese comunque uno dei più belli come vedute, come panorami, anche come stabilità del tempo, per cui di solito noi teniamo fino a fine ottobre, anche perché c'è molta gente comunque che viene anche a ottobre perché gode del panorama e della tranquillità che c'è in questo mese. L'importante è che ci sia una continuità, e mi riferisco alla strada, che si possa continuare, perché anche quando poi verrà l'inverno, spero di poter fare questa stagione invernale finalmente come era quelle di 10-12 anni fa. Dunque non si può più invocare sempre solo il tempo, bello o brutto che sia. Se le strutture di servizio al turismo, le strade, prima di ogni altra cosa, sono efficienti, aperte e sicure, le attività che costellano un tracciato stradale di montagna ne hanno un beneficio. Già per chi vive a quote elevate tutto è più difficoltoso. I bravi operatori delle nostre valli alpine lo sanno bene e continuano con tenacia a mantenere alto il livello dei servizi offerti. Ma politica e amministrazione devono fare sempre e continuamente la parte loro affidata. Solo così l'economia turistica dei nostri territori, delicati, a volte marginali, può svilupparsi e mantenere vivi e decorosi i servizi essenziali per la montagna.